Si sono dati appuntamento domenica mattina in Piazza del Popolo a Pesaro davanti alla prefettura, le diverse associazioni e realtà del territorio per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio che si è verificato davanti alle coste di Cutro in Calabria lo scorso 26 febbraio. Ad oggi salgono a 76 le vittime partite a bordo di un'imbarcazione dalla Turchia. Rappresentanti e associazioni che insieme hanno fatto sentire la loro voce per dire un deciso stop alle stragi in mare. Che non si può ribaltare su chi parte volendo sottrarsi a povertà, a regimi totalitari, a guerre, la responsabilità di cercare un futuro migliore. Siamo noi che dobbiamo accoglierli, sia in un'ottica di integrazione, sia come opportunità anche per questo paese, che ricordiamo l'Italia è uno dei paesi che soffre di un calo demografico importante e deve fare i conti con i migranti come uno strumento di possibile espansione. E poi non possiamo non essere umani, non possiamo non essere colpiti da quello che è successo a Cutro, ma non è l'unico delle tragedie che si sono verificate nei nostri mari. Abbiamo lanciato questa iniziativa come Mediterranea, come Refugees, e hanno aderito circa 40 associazioni ed è il percorso è aperto. E è l'inizio di un percorso che anche a livello nazionale con la rete 26 febbraio e la manifestazione di Cutro è partito e intendiamo portare avanti per cambiare le politiche migratorie che da anni sono state fatte contro gli ultimi della terra, e questo è inaccettabile. Dobbiamo assolutamente rivedere tutti gli accordi fatti con paesi che trattano le persone come fossero degli oggetti, anzi peggio, li tengono in dei lager. Noi abbiamo necessità di ricreare un'Europa vera, un'Europa che si mette in mare per salvare vite umane, abbiamo necessità di corridoi umanitari. Abbiamo necessità di considerare le persone, le loro storie, le loro vite e di farle vivere, di farle muovere come si muovono le merci. Quindi chiediamo con forza che questo sia il progetto di un'umanità nuova. Una politica del tutto sbagliata, del tutto miope sulla migrazione. E parlo di politica sia nazionale che europea. Il problema non è sicuramente alzare muri, steccati, fili spinati, il problema è attrezzarci ad accoglierli, anche perché sono persone che possono dare tanto anche all'economia. E quindi tutto questo bisogna però metterci insieme, non ci si può dividere. La politica adesso tende naturalmente a dividerci, noi abbiamo risposto proprio a questa cosa perché abbiamo visto che sono state tante le organizzazioni mobilitate. Siamo qui in piazza come comunità Papa Giovanni XXIII perché vogliamo far sentire il grido dei tanti poveri che ci sono nel mondo, dei tanti poveri che sono morti nel nostro mare. E vogliamo dire che l'Italia è una società che ha voglia di accogliere, che ha voglia di essere vicino alle persone più povere che fuggono da guerre, da carestie e che non scelgono di partire ma che sono costrette.